Potete andare a vedere, al di là del fatto che loro si riducono lo stipendio anche noi in regione, ma di tutte le spese che sono state fatte, perché con i soldi pubblici la trasparenza vuole che io spieghi ai cittadini come spendo i soldi pubblici, non che oggi con l'Agenzia delle Entrate e con Equitalia siano i cittadini che devono dire allo Stato come spendono i loro soldi, perché questo è un controsenso pazzesco. E noi quello che diciamo facciamo, mi hanno dato un sacco di assist, nel senso che Paolo vi ricordava del problema di De Benedetti, avete idea per recuperare 22 milioni di euro quanti artigiani e cittadini Equitalia versa? È una cosa folle, è per quello che noi ci opponiamo, non perché siamo contro qualcuno a priori, semplicemente entriamo nel merito. E poi cosa fanno? Vanno a uccidere il piccolo commercio, vanno a uccidere gli artigiani, vanno a uccidere se guai a voi se non pagate il bollo, anche se Maroni aveva promesso che ce lo toglieva, in verità ovviamente è sempre lì, perché ovviamente a promettere siamo tutti bravi. Però poi cosa succede? Succede che fanno un condono per l'evasione fiscale alle concessionarie di gioco d'azzardo. Non so se lo sapete, 98 miliardi dovevano pagare, gli hanno fatto gli sconti, prima 2 miliardi, poi adesso a 600 mila, poi a 500 milioni, non so neanche se hanno iniziato ancora a incassare. Avete idea di quante persone bisogna andare a prendere con Equitalia per recuperare quei soldi? È follia. Quindi noi quello che chiediamo è semplicemente uno Stato più equo. Quindi è questo il lobbismo che noi combattiamo, perché è un sistema secondo noi folle. Poi per collegarmi a quello che ha fatto il dittatore Renzi, io non so se lo sapete, ha fatto le nomine, no? Queste nuove nomine con le finte quote rosa, perché alla fine le mette lì solo di facciata. Adesso è stata nominata una Marcegaglia, presidente dell'ENI, una persona che è indagata di famiglia perché pagava le tangenti all'ENI. Voi non so se lo sapete, ma hanno pagato anni fa delle tangenti all'ENI e oggi la mettiamo presidente. La stessa Marcegaglia che in questa provincia ha una fabbrica dove vuole licenziare le persone, dove a Milano, stessa cosa, stanno chiudendo, lasciando a casa 170 persone per fare speculazione immobiliare dove oggi producono. Allora noi riteniamo che sia una cosa vergognosa fare delle nomine di questo genere, perché chi va a ricoprire un incarico seppur onorifico quale presidente dell'ENI deve essere una persona pura, deve essere una persona che possa dare risalto all'azienda, non un lobbista fondamentalmente anche lei, che semplicemente va a trovare un punto di equilibrio tra gli interessi di tutti, perché noi riteniamo che chi va nelle aziende di Stato deve tutelare gli interessi dello Stato, invece questi secondo noi sono persone totalmente, totalmente marce. Quello che però mi interessa più di tutti ricordarvi in vista delle europee è: quando andate a votare, quando discutete con gli amici, quando parlate con gli indecisi che noi vorremmo adottiate, pensate e guardate la coerenza delle forze politiche. Noi chiediamo di votare votando chi è coerente. Noi avevamo detto che ci saremmo ridotti gli stipendi e noi lo facciamo. Noi avevamo detto che non avremmo preso i rimborsi elettorali e 42 milioni di euro sono a Roma. I ragionieri della Camera, quando li chiamavamo per dire ma come bisogna fare per non ritirarli, no, non c'è bisogno, guarda, voi così facendo già ci fate risparmiare soldi pubblici, è la prima volta che questo succede. Bene, noi semplicemente facciamo le cose che avevamo detto. Noi Regione Lombardia è 9, abbiamo ridato indietro in un anno più di 500.000 euro. Voi avete idea quante cose si possono fare con 500.000 euro? Mia madre la prima volta mi ha detto ma tu sei pazzo, però il problema è che noi crediamo in questo sogno e se non diamo l'esempio per primi e non rispettiamo quegli impegni che abbiamo preso in campagna elettorale, siamo uguali agli altri. Io il primo mese e mezzo ho visto arrivare sul mio conto corrente 16.000 euro, io non so a voi, ma io 16.000 euro non li avevo mai visti tutti insieme. Ho avuto un momento di difficoltà, poi quando però vai in giro con le persone e la soddisfazione di dire che noi li abbiamo ridati indietro, ci siamo soltanto tenuti 3.000, beh, vi assicuro che ci fa sentire importante. Ripeto, la mamma non era molto d'accordo, però è una cosa, anche perché io lo ripeto sempre, poi chiudo per lasciare spazio magari ai nostri candidati in Europa, è che come fa una persona che guadagna 12.000 euro al mese a capire i problemi dei cittadini che non arrivano a fine mese? Cioè è chiaro che noi quando entriamo in quei palazzi, se ci tenessimo tutti quei soldi, il mondo è bello, funziona tutto, va tutto bene, perdi il contatto con la realtà. Per questo noi usciamo tutti i weekend, adesso in campagna elettorale ancora di più, per andare a incontrare le persone e rispondere tra l'altro in live alle domande. Chiudo con una cosa, un tema. Allora io so che qui sull'Odio con i nostri attivisti abbiamo seguito, oltre alla campagna sulle slot machine, che noi appunto combattiamo nel merito e con le leggi e non soltanto a titoloni, anche il tema c'è una casa di riposo qua ad esempio che è collegata al tema della regione Lombardia. Bene, noi non siamo d'accordo che il nostro patrimonio pubblico venga svenduto a dei privati, perché è una cosa folle. Però ci fa arrabbiare, e anche qui torno al tema della coerenza, la Lega Nord in Regione Lombardia è in maggioranza, perché il presidente, a scanso di equivoci, mi sembra che sia della Lega, senza Maroni non possiamo dire che è di un'altra forza. Bene,
loro lo vogliono fare questa privatizzazione, quindi non tolleriamo che ci sia un'incoerenza qua sul territorio dove la Lega si fa bella e poi però in regione dove in verità poi si decide facciano tutta un'altra cosa, perché svendere il nostro patrimonio pubblico costruito negli anni vuol dire svendere il nostro futuro. Allora, se permettete, io ho 30 anni in questo paese, ci voglio rimanere e non posso accettare che regalino e svendano quello che deve essere la nostra garanzia per il futuro. Grazie. Grazie Stefano di averci riportato anche a livello regionale. A livello regionale poi si collega in maniera diretta con il livello europeo, perché la connessione tra le regioni e l'Europa è fondamentale. Avete sentito parlare di fondi, dell'utilizzo dei fondi da parte delle regioni. Adesso vi presentiamo due dei nostri candidati. Sono 20.